Che tutti conoscete, un VIP chiamato dal motoclub Artio, e con vero piacere di rimanere qui accanto a me Mario Rinaldi. Mario Rinaldi, 4 titoli mondiali, 5 secondi posti, 3 scuderie, se non sbaglio KTM, la maglia ha poi concluso la tua carriera con la Husaberg. Mi hanno detto delle voci che hai già visto il percorso di questo mondiale, io volevo sapere, scoprire un pochino qualcosa di più da te e poi ti farò un'altra successiva domanda. Beh, innanzitutto mi fa sempre molto piacere come mi presentano ancora, sembra che il mio ultimo titolo mondiale l'abbia vinto quest'anno, risale ormai a 15 anni fa, l'ho vinto nel 2000, per cui sappiate che sono stato campione del mondo, per cui è passato del tempo. Comunque me la faccio ancora bene, il mondo ci vada sempre, grazie. Il mondo ci vada sempre, appunto, con questo compito che ho, grazie a FMI c'è questa collaborazione, faccio le cognizioni di tutte le gare che si sviluppano in Italia e cerco di trovare un buon rapporto di collaborazione tra FMI, organizzatore e territorio. Abbiamo fatto una ricognizione appunto ieri qua sul territorio fabriano, che io non ho mai avuto modo di correrci, è la prima volta che ci metto le ruote e vi faccio una promessa, sarà una bellissima gara, soprattutto per come sono dislocate le prove speciali, che è diciamo un punto più centrico per il pubblico. E le prove speciali sono ben raggiungibili e ben visibili, veramente molto spettacolare. Poi ci sarà un percorso che riguardo al contenuto tecnico veramente impegnativo e ho visto un motoclub veramente disponibile, molto compatto e con voglia di fare. Però gli devo dare un consiglio a questo motoclub, perché nel loro progetto ci sarà tanto tanto lavoro. Gli consiglio di chiedere comunque, avere sempre la disponibilità di motoclub vicini a loro, che tutti saranno disponibili, perché veramente il progetto che hanno è grande e richiederà veramente molto lavoro. Per cui io ci sarò in ogni modo per disponibilità e per dare consigli a loro, ma vi dico che comunque ci sono tutti i contenuti per fare un gran bel mondiale. Vi ringrazio, bocca al lupo a tutti, ci vediamo. Grazie Mario Rinaldi, io volevo farti, alla luce della tua grande esperienza qui in sala, ci sono tantissimi tuoi fan e andremo a premiare anche i minicrossisti, mini enduristi, ecco, dall'alto dei tuoi 4 titoli mondiali, qual è la cosa, qual è il consiglio che daresti a questi, a questi ragazzi che approcciano questa specialità e sperano un giorno di diventare veramente un campione come te? Ma innanzitutto faccio una piccola segnalazione, quello che è motocross è duro, guardate che comunque è sempre fuori strada e io ritengo che sia la stessa cosa, come il motociclismo in generale, per cui non c'è questa differenza che magari qualcuno crede, no? Tanto è vero che io sono partito con il motocross a livello juniores e poi ho cambiato, sono rivolto all'enduro più che altro per la bellissima possibilità che la mia zona mi offriva, no? Allenarsi in montagna eccetera eccetera. Il consiglio che do comunque oggi in giorno è sempre che è fondamentale che facciano questo sport soprattutto con la passione, con la voglia di divertirsi, senza neanche cercare l'obiettivo finale che potrebbe essere un titolo raggiunto. Io quando ho sempre corso, mi sono sempre allenato, la base mia era comunque divertirmi al meglio che potevo e condividere con i miei amici questo sport che è meraviglioso. Grazie Mario, veramente un grande, sempre un grande.